Buongiorno amici trattoristi, oggi vi presento un'Alpina Econom modello 24LB del 1954, trattore svizzero. Non so se ho messo la terza, aspetta, rifaccio. Patrick Rianda, vicepresidente del gruppo Trattori d'Epoca Ticino, buongiorno. Buongiorno Lara. Patrick, un trattore compatto, piccolino, 1200 kg, quindi molto leggero, motore benzina americano. Giusto. Giusto. 20 km all'ora più o meno la velocità massima di questo trattore, 4 cilindri se non erro. Sì, raffreddato ad aria. Con le balestre davanti, è una particolarità. Le balestre davanti non sono un attu di tutti i trattori da lavoro, ovvero mi sembra di capire che con le balestre davanti devi andare a lavorare su terreni abbastanza duri, non puoi andare in un campo ad arare perché ti si affossa davanti. Sì, esattamente, è un trattore adatto a quello che è la fienagione. È bellissimo perché lui si accende col piede, quindi giri la chiave, schiacci col piede e si accende. Abbiamo il gas, dunque col pedale, abbiamo il freno a pedale, che però è un freno a comando idraulico, che non ho capito cosa sia ma fa niente. Poi abbiamo dall'altra parte la frizione e un appoggiapiede per comodità. Esattamente. Poi ci sono le prese di forza, abbiamo la presa di forza qua dietro. Questo è il differenziale. Blocaggio del differenziale. Poi ci sono le prese di forza, abbiamo le prese di forza, quindi questa. La posteriore. Posteriore e poi lì c'è l'anteriore. Giusto. E poi abbiamo le marce, 5 marce più la retro. Esatto. C'è il clacson. Funziona? Prova. Funziona. Per favore le chiavi del tuo bambino. Eccolo.